Un saluto tetro da parte di Incivile Urbano e Tarta 4. Nella puntata precedente il macellaio ci ha becchiato. Buona visione. Resident Evil. Strade portano tutti. Ormai io credo che qua ci sta ben poco più da fare. Se non ammazzare prima, però voglio prima ammazzare il tipo con la schioppetta. È vero, perché sa quello che è, capito? Sta dalla sopra che sta sparando con me. Dai, muniamoci di coraggio. Intanto chi sta? Questo qua si è capotato. Sta sparando. Vedi? No, chi era fastidio? Quello deve morire subito, ragazzi. Perché altrimenti, se noi ce ne andiamo a scappare dal pecoraio, sì. A me arriva una botta tra capo e collo. Ti ammalla subito e mi sfracella il cranio. Capisce? Un armadietto per nascondersi, che è sempre buono. Ma si dire che è stata lei o ci cioè, altri pongoli? Secondo me sì, quindi altri, meglio sì. La pistola in mano e vabbè, quindi chi si è entrato subito? È entrato dalla finestra, vedi? Spaccagli la testa. Certo. Però non si spacca subito. Un colpo buttato, uno in. Ma quando ha botto? Mamma mia. Tre, perché non l'hai colpito sempre in testa. Che non sei buono. quindi, ragazzi, io pecchio in cevele, lo pecchio. Quindi usciamo di nuovo, prendiamo l'ascia, perché il solito problema: appena utilizziamo un fiammifero dobbiamo spogliarci con tutti gli oggetti, perché sennò andare in un altro gioco non possiamo fare niente, capito? Inventario. E andiamo, piano, vediamo piano, di andare piano, ad ammazzare piano. A quel pezzo di merda. Sì, dalla io, ma quello si guarda che figli. Che wow, ma quanto è fastidioso! Ma come, cioè, mamma mia, sta male, aspetta, no, perché sta sulle scale, quindi tu ci dovresti andare un po' più da dietro. Ma se passiamo per di qua, questo mica si libera e zitto. No, se innanzitutto mi faccio una mega siringotta. Questo è il medikit finale. Ma sei un po' fatto. È perché è il medikit che ti dà tutta l'energia. Vuoi davvero? Tu per me. Ma che ci sta a dire? Animali pure vari? Qua aspetta che non si scede mochist. Vabbè, ma questo non si sveglia. Se tu non lo avessi sfruttato, tu ci chiamavi a dirti bitbottini solo mai nella puntata dei precedenti. È vero, sono stato logico, anche un po' ero. Te l'avevo pure detto. Che ma quindi secondo te, no, questo se no gli spari non si libera? Non ci credo. Ma no, sì, ma chi però voglio. Ma io volevo andare per terra, capisci? Sto niente, guarda. Un coraggio di azione. Questo è uno di quelli là proprio che a me danno fastidio proprio per come concetto. Stupido. Vabbè, tanto lui non lo usa. Però li sta sparando. Ecco qua. Vabbè, quello mica è facile a colpire sempre in fronte preciso. Ma ha cagato molto il cazzo, è già proprio appicciato. Mamma mia, Carmen, guarda. Vabbè. Ma intanto mo qua sopra però pure dobbiamo dare un po' un'occhiatina, perché non ci siamo stati. Se si entra, perché no, troverai altre cianfrusagliette. Penso di sì. Qua che è? Un piccolo busto arstizio. Un po' di fiammiferi fanno sempre. E un po' di. Ma che è, una torcia? Legname. Che hai fatto? L'arpione. Chi è? Una dodo. Ma chi è che spara? Ma non è spara, ma stanno a spingere la porta. Due di loro. Cazzo! Fuggi! Ecco. Come sono stato per Lille, però. Ma è un poliziotto. Però hai visto il fatto che ti ho detto prima? Buono questo fucile, che scandaglia. Questo fa male. Che comunque continuano a uscire. Pure se lo colpisci un po'. Distruscio. Comunque. Buono. Che se piccio proprio. Però intanto dai. Vediamo fuoco. Questo è stato. Chi se pure nati? Fare la stessa fine. È già morto, però. Vabbè, però. Non ce ne frega, ce ne può fregare di meno. A tipa sofferta, povera voglio. Non me ne importa proprio, devo dire la verità. Poliziotto, tranquilla, non male. Vediamo un po' da questa parte che c'è. Vediamo. Esamina? Che esamino? Ah, un'altra chiave. Ah, no, quella è l'esaminazione. È l'esame di stato. È l'esaminamento. Vabbè, qua c'è un sentiero capotato. Che cos'è? Non ci permette il passaggio. Quindi dobbiamo tornare indietro. Mm-mm. O scendere giù. Scendiamo giù. Qui c'è un tiro di sigaretta, un tiro di svapo, ragazzi, perdonatemi quando non parlo. E sì, qua c'è un'altra leva che farà sicuramente qualcosa che vogliamo scoprire pure. Ma perché no? Un po' che succede. Una pioggia di meteoriti, da là. Bella però questa. Se questa ci dovesse servire. Ma che lì il problema, sai qual è? Che mentre tu scappi non ti viene di tirare leve. Cioè, un bello filo. Freddo, qua c'è un bel felo. Scusa, come quando sotto la porta a FIFA devi fare il gol. È vero, il sangue gelido. Gelido. La classica banana a neve. Esatto.
Un giorno spiegheremo anche ai nostri amici quello che noi facciamo, sì, anche in FIFA. E lì faremo proprio l'inverso. Tu giocherai e io ti cagherò il cazzo. Lì è ovvio che giocherò. Ma perché è ovvio? Fammi un campione. Te è un campione. Almeno io come può essere. Mamma mia, come ti devo sdrenare di palate anche a FIFA. Ragazzi, già ho pecchiato. Oh, is watching. Quindi, no, non voglio cambiare discorso. Sono libero di sfracellarti, di mazzate quando no, dicevo vuoi. Che già ho pecchiato molti amici. Non voglio fare gli amici che hai picchiato perché... tu non li conosco. Non sono io. Quindi, non è che non rientro. Non lo so, avanti, però, non sono io. Quindi, quando picchierai me, anzi, ti ricordo che l'ultima nostra partita di FIFA a Ultimate Team, ricordati cosa è successo, scusa, e ragazzi, piangi. L'ultima partita, ragazzi, l'ultima volta che mi sono seduto, mi sono alzato da campione. Poi gli altri, non so che. Vabbè, nei suoi soldi. Vabbè, ti voglio bene sempre, lo sai, dai. Va bene, dai. In realtà, noi giochiamo in coppia, ragazzi. Esatto, abbiamo una coppia. Qua, questa catena, per me, tu sei catena? Oh, sta catena. Ma ricorda, famiglia mia. A Rostan. Ma ho figlio tuo staccato. Sì, sì. E qui si spiega tutto perché ci racchi. Accendere una macellaia che mi serve a motosega per spazzare questa catena. Tutta una sera sto girando solo sola. Manda a scannare il tuo muro. Corro, se fa scuro, macellaia. Mi serve a motosega per spazzare catena. Questo è scandaloso. Ok, vabbè, io ho sbagliato e lo ammetto. Si va giocando poco a Dark Souls. Sai però, ma sai che cosa? Mi ha acchiappato mentre alzava da dietro l'ascia. Allora giustificarti, non ti preoccupare, ti vogliamo tutti bene. Vabbè, dai, un'accettatina non fa niente. Chi è che non ha mai preso un'accettata nella vita? Vabbè, andiamo avanti. Piano piano. Ma che se sta girato proprio di spalle, ce la farà il nostro eroe a non farsi vedere? Ci ha visto. Sì, ci ha visto. Hai talo. Wow, è così nervoso. Che là, signore. Così nervoso. Sei entrato nella sua campagnella, stava coltivando un po' delle zocchene. Le zocchene. Spalla in faccia. Ma che tamarra che so. Signore, dove va? Che tamarra che so. Questa ruppana, signor Ruppa. Siringa. Tu pensi, a schiattaci un po' la testa. Ma non riesce a fondare i trevi. Ma ho finito i fiammiferi? Sì, ho finito i fiammiferi. Hai finito i fiammiferi. E quindi dobbiamo dire così. Bene. Okay, oh, mamma mia, povera signora. Intanto mi ha fondato tutti i colpi. Abbiamo finito un'altra volta tutti i colpi o quasi. Vabbè. Qui comunque mi affacchi. A palazzo. Lo picchiamo a schiaffi. Mettiamo un po'. Certo, abbiamo un po' di dardi validi alla balestra. Non so se sono sufficienti. All'inizio però. Del gioco a pigliasti dardi. Ma io me li sto conservando, però. Perché leggo roba esplosiva, roba accecante. Spirito conservatore. Sì, perché già i colpi sono pochi. Poi ci mettiamo pure a fare i tamarri e rimaniamo senza. Va bene. Scendiamo, signori. Abbiamo bisogno, purtroppo, ahimè, di motosega. Mm-mm. Di una motosega che... Lo vedi quando non vai con l'attenzione giusta? Quando sei distratto da amici che ti cagano il cazzo alle spalle? Dai, non si qua, è piacere. Guarda, che geni chi so, io vorrei che devi rifà. Ma guarda che se proprio gioco vedere io, che ti fai di fare. Ma qua ci siamo andati innanzitutto, aspetta. No, perché c'è una bottiglia, c'è del gel, evidentemente no. E come mai ci è sfuggito? Ma chissà quante cose sfuggiranno. Ah beh, certo, adesso poi... I commenti, dietro la pietra selvaggia dovevi trovare un piccolo chioschetto. Un piccolo putiferio. Una morra di gel. Va bene, quindi esploriamoci anche questa storia. Ma chi l'ha attivatissa la trappola, capì? Attivalo pure tu, la potevi attivare da qui. Sì, non ci ho pensato subito, sono un po' lento di pensiero. Intanto qua... Proviamo il dardo esplosivo. Ovviamente, dardo esplosivo. Abbiamo provato i Kikash, però.
tu potevi farlo avvicinare un po'. Madonna, io c'è ti perdi in una goccia, sì, di bicchiere d'acqua, in bicchiere d'acqua, è vero. È vero. Vabbè. No, il discorso è che non lo so ancora portare bene, capito? Ho capito. Come ho capito. Stavo proprio giustificando, sì, nella maniera più squallida proprio. Intanto proviamo altro gel. Prendiamo tutto quello che c'è da me. Ma quindi qua noi ci siamo passati, qua è da sopra il fatto. Sì. Ah, capito, dove stiamo? Qua è da dove siamo scesi prima. E qua c'è l'arpione conficcato nel muro. Ah, sì, sì, è dove c'era il tipo che spara, sì. Il tipo che sparava. Sì. Te ricordi? Sì, già qua è iniziato tutto. E... vediamo se riusciamo ad arrivare finalmente un po' da queste parti. Ma a Pommeto si cadeno non senti più. Sta un po' così. Sì. Sembra un loghi. Pommeto si ma intanto sti maiali che stanno qua, cosa? Fai lavoro forzato, visto. Questi maiali sono buoni da mangiare. Non lo so. Lo sfasciamo. No, aspetta, se stai nervosi pure i maiali. Oh. Con Gail, già sta chi là all'addre. Già sta quello là. Ne vedo un piccone. Poveri maialini, un piccone. Picconatore, vedi? Certo, sono gli allevatori. Voglio. Fatti ammazzare un secondo, per favore. Ok. Ecco qua. Ok. Bene, i tuoi accomodati per terra. Accomodati per terra. Raccogliamo pure il gel che ci lascia. Shwain. E proseguiamo. Sì, proseguiamo un attimo. Lì c'è una casciapanca. Sì. Ma qualcosa di buono questa casciapanca. Vieni nei nostri negozi e acquista la casciapanca. Un oggetto stupendo, dove al suo interno troverai una bella bomba. Bomba. Ma l'hai chiusa? L'ho chiusa, sì, l'ho lasciato. Ho lasciato la barra, la space bar, e si è chiusa. Vabbè, vaffanculo. Beh, quindi va a fare in colon. Va bene, cerchiamo di andare avanti, raga. Qua le cose si fanno serie, perché la destinazione è rimasto facciamo. Solo lui. Tu vuoi girarci è rimasto intorno, me la sto pigliando alla larga, ma quello là sta. Cassa pure una bomba. Secondo me sta bomba la possiamo utilizzare nei confronti. Ma tu con questo in realtà portandoti no, eccolo qua, si è liberato. No, perché c'è la bomba. Voglio vedere se ci passa vicino lui e esplode in faccia. Cosa che non succede, ovviamente, perché ha esplodere in faccia a noi, non in faccia. Scappa ragazzo, scappa su, il macellaio ti prenderà, così poi ti aspetterà. Scappa ragazzo, scappa su, il macellaio dietro di te, vuole te non so perché. Scappa, tu non puoi scappare, tu non scappa, tu non puoi scappare, scappa, tu non puoi scappare. Scappa, tu non puoi scappare, scappa, tu non puoi scappare, scappa, tu non puoi scappare, scappa, tu non puoi scappare. Vuole chi? Vuole chi se vuole? Vuole chi se? No! Ma no! Ma che cazzo! No, questo mi sta bene a dare fastidio, Belle fibrelle sta, questo mi sta iniziando a dare fastidio. C'è il problema nei suoi confronti, ragazzi. Perché tra l'altro siamo sempre senza Dark colpi. Dark Souls ci dando voglia a chill. Così che devo fare? Vabbè, purtroppo ognuno si merita quello che. Era Itules, per un attimo, io guardi, ma quando fa un gradasso, no? Quando fa il gradasso. Facciamo a questi ad arte, dobbiamo andare avanti con i capitoli, che già sono arrivati a 18 capitoli. Nel video. Iniziamo ad uscire un po' alla scoperta. Forse se ce lo palleggiamo da fuori, salendo sopra. Sì. Vediamo di attivare pure qualche trappoletta, sperando lui di non morire. Già. Sì. Ah, ecco, infatti si sta pure correndo un po' appresso. Ma se mi nascondo qua dietro? Sì, subito però. Se mi nascondo. No, un più calmo. Ho premuto il tasto. No, chi l'è traseduto da visto? Aspetta, no, non c'è visto, guarda, vedi? Vedi? Non ci ha visto per allora niente. Questo pure è un buon metodo. Vabbè, ma lo sapevamo. Però mamma cago cazzo, però mamma attenta. Ma sta stronza. Ma è bello, ma mamma, ti ha tirato proprio fuori. Vai fuori. Che stai facendo? Mostro, eccolo qua. Pulito, stai col cane. No, fui, mo fui lontano. Fuga. Fui a lontano. Ma sta facendo un giro tondo, però, mi sa. Intanto arrivano altri ospiti. Aspetta. No, questa è quella. Quello che dici. È quella deficiente che prima ci ha tirato fuori. Mo me lo giro per torno. Mo me lo palleggio intorno. Questo dobbiamo fare.
però parliamo bene, eh? Aspetta, fammi, non mi fa fare casino. Non mi fa fare casino. No, non facimi casino, perché se qualcuno ci può sentire. Non fa troppo casino. Sì, vedi, sì. Mo questa sta distratta, sì, io me ne scendo giù. Ah, bravo. Hai capito? Ottima mossa. Che deci. Sperando che mo non esce di faccia. Va bene, va bene, va bene, va bene. Va bene che se il mostro mi segue. The evil within. Evil within. Oh, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene. Anche se il mostro ci insegue. Ma eccolo qui. Oh, fuga. Maronna, che tamar. Vabbè, fuga, fuga. Oh, ma chi si ci sta a fa male? Intanto, chi si ci sta. Uomo, guarda quanta gente. Cioè, hai capito quanta gente è uscita? Ho capito, io qualcosa dobbiamo pur fare, Tarta. Lo so, mo lo devo vedere. No, dai, devo vedere se gente, devo vedere se lo riesco a isolare dagli altri, perché sennò qua ci fanno una dopo come autunno. Devi come seminare un come po' di... Sì, devo un po' cercare di vantaggiare. Ma chi se come correre una poca. Ma devo tenere tutte le energie. Devo potenziare lo scatto, ho capito, perché non sì, si può correre un secondo. Sì, è vero. Intanto succede un po' di casino intorno a te, cerchiamo di scappare. Qua c'è signori. La scaletta che scende giù. Cerchiamo di seminarli. Ogni qua c'è la scaletta che scende giù. Noi cerchiamo di scendere. Scendiamo sempre con molta calma. Io lo vorrei acchiappare da solo a solo, hai capito? Lo so. Però mi sa che questo è un po' difficile. Farlo? Proprio solo e solo, Tarta. Quantomeno lui è un altro, ma no, lui è 30, hai capito? Se no. Ma comunque se fossi aggiù. Che faresti? No, ti starei ore e ore sotto letto. Che sei? Ci dà nulla, facesse spastare. Va bene. Qua siamo nella casupola dell'inizio proprio. Dell'inizio, buono però perché io non sento più tanti rumori adesso. Sì, quindi può essere che sia un po' spartogliata la situazione. Parte un po' la musica action. Intanto sento di. Stacco! Guarda, asciuto, chi è vero, ma kill tanto è programmato. Ma voglio, t'ha già fa male, ti devo fare male. Kill mi cammini con me. Vai, tardo violento. Mamma mia, bella! Vai, Natu, tardo violento. Ancora. Benissimo. Oh no! Sto facendo una poca male, questo viaggio. Oh, bello, il dardo è cecante, mo gli posso dare la coltellata, Se gliela riesco a dare. Allora, no, ho sbagliato il tempo. No, non mi ha preso. Mamma mia! Guarda, da poco me lo paga, vago poco col. Altro dardo, dardo apocalittico, vai! Mo de collo io. Aspetta. Ho sbagliato il dardo. Mannaggia. Ho sbagliato il dardo. Foga! Che... Era potente, sì. Potente, ma se vai, gli do un paio di botte di scoppetta. No! Bello, nella siringa me l'ha data, quindi non mi ha fatto mai pigliare la scoppetta. Ottimo! Sì, signori, grande finalmente. Vittoria. In culo lo devi prendere. Boh, ora stanno là. Boh, vedi che sono morti tutti? Con questo pulvisco oloroso. Vabbè, questo si prende le sue anime, se no, eh. Ho capito, chi se questo è proprio quello la finale, secondo sì, me. Sì, che mo comincia a comparire. Lì c'è gente? Ma secondo me se ne sono chiudere la collera là. Guarda, caso pia di gomme. Non c'è più nessuno. La morte. Non c'è più nessuno. Nessuno che ne caga più cazzo. Me la solo che avevo cazzo prima. In contemporanea. Mi raccomando, vai con le male parole. Sì, ragazzi, siamo tra di noi. Sì, tanto dai. Motosega, mo ci cassiamo tutto. Vedi, e ce ne andiamo pure. Via. Mo esce tutto ora, re. Sì? Tu dici, non lo è sicuro, so, penso. Lascia capare. Ehi, finalmente. Fermo. Ehi, agente, agente. Un attimo. Ho capito dove sta il tabacchino. Mi dispiace, ma io non fumo più. Ah, vabbè. Allora ce ne vado in me. Va bene, signori, noi ci fermiamo. Appuntamento al prossimo capitolo. E capitolo 3 superato, come si poteva auspicare. Buono. Salviamo e vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Un saluto da Tarta 4 e il civile urbano. Ciao. Ciao.